Sì, direi che non bisogna parlare solamente degli ex bambini soldato, ma di tutti i bambini che hanno vissuto quella situazione. Cioè, qui in Uganda ci sono due grosse problematiche: la guerra, che grazie a Dio da alcuni anni sembra ferma, ma non possiamo mai dirlo, e l'AIDS, che ha causato moltissimi orfani. Si parla di 2 milioni di bambini orfani sui 15 milioni di bambini nel paese. Lucia, tu sei da un bel po' di anni lì, da ben 14 anni in Uganda, di bambini ne hai incontrati tantissimi. Chi sei per loro tu? Per loro sono una delle persone che cerca di aiutare e di dare delle soluzioni insieme alla gente che vive qui. La grande risposta dell'Uganda è quella di avere delle persone locali che si sono mosse spontaneamente da tanti anni, e quindi l'intervento che ASPI vuole fare e avere in questo paese è di essere insieme alla gente che già si era mossa, e con le risorse economiche che noi possiamo avere, con le capacità che possiamo portare, aiutare appunto questi bambini a riprendere una vita normale e soprattutto ad avere una famiglia che li riaccolga e li ami e quindi gli permetta di crescere. E lavorare per i bambini ha questa grande risorsa per ognuno di noi, che ogni volta veniamo richiamati a che cos'è il mondiale. Prima parlavi di felicità, no? La felicità credo che la si coltivi giorno per giorno, nei rapporti che si hanno, e quindi questi bambini le storie di tutti questi bambini che aiutiamo e che incontriamo, che sono così piene di sofferenza, così piene di domande, ma anche così piene di desiderio di bene, in fondo è proprio vero che le prendiamo e speriamo di riempirle e di coltivarle verso un bene. Facendo riferimento a quello che dicevamo prima della felicità, sono forse tra le persone più felici che io conosca. Perché non è la circostanza che le condiziona, ma è il fatto che comunque hanno trovato un senso anche nella circostanza che stanno vivendo. E questa, secondo me, è una delle ricchezze più grosse che io mi porto dal lavoro che sto facendo, ed è anche una delle grandi motivazioni che mi spinge a rimanere qui, perché vedere qualcuno che è capace di vivere la sua malattia in quel modo non può non farmi domandare cosa io vivo a fare e che cos'è che mi può rendere felice. Ma non proponiamo delle feste particolari. Una delle feste che fanno è la festa dei loro compleanni, perché che è cosa che non era di moda qui, non veniva assolutamente fatta, tant'è che non sanno neanche la loro data di nascita. Ma se ogni bambino ha un valore e ogni bambino è importante, festeggiare il giorno della propria nascita è importante. Quindi abbiamo insegnato questa cosa. Volevo dire però una cosa su quello che rimane, se posso. Certo, la piazza è tua. No, tornando a quello che diceva Gloria sul fatto che comunque ciò che rimane sono le persone cambiate, 2 mesi fa abbiamo festeggiato la fine di un progetto in Ruanda e un ragazzino malato di AIDS che avevamo potuto studiare e quindi ha terminato la scuola secondaria, ha raccontato la sua testimonianza e diceva: l'ASPI adesso ha finito il suo progetto, ma rimango io al posto di ASPI. E lui ha creato un'associazione insieme ad alcuni suoi amici per fare dei corsi di prevenzione di AIDS nelle scuole secondarie. Per me questo è uno dei successi più grossi del progetto. Ciò che rimane sono delle persone che hanno capito cosa è importante per loro e per il loro paese. E questo, secondo me, è un esempio bellissimo di questo Emmanuel.